Date il benvenuto al nuovo giocattolo del quartiere, l'idropulitrice. Vi faccio un bel aggiornamento serie TV. Sabato iniziamo le riprese del nuovo film. Prendi me, non prendere lui, perché sono io la star qua. È uno scantinato super mega disastrato, giusto? Bello, cazzo. Emilio, fai gli onori di casa. Lunedì. Ricomincio la settimana, ricomincia un nuovissimo vlog settimanale. Amici, oggi non ho vloggato, mi sono preso un momento sabbatico della mia giornata, ho iniziato a fare un lavoretto in giardino che non ero sicuro venisse bene, quindi non l'ho vloggato. Mea culpa, invece, è venuto parecchio bene e domani molto probabilmente vi farò vedere di cosa sto parlando. Quando faccio questo tipo di lavori, in realtà non vloggo mai, perché non so se effettivamente come fare, cosa devo dire, come muovermi. Sostanzialmente sto facendo una cosa nuova e devo anche io capire come gestirla durante la giornata, ma siccome ce l'ho fatta, ragazzi, che bello, sono troppo contento, non vedo l'ora di farvelo vedere. E poi comunque è vero, questa settimana ci sarà il sole, guardate che bella giornata. Oddio, adesso sta calando, però oggi ha fatto veramente una bella giornata, c'è stato un bel sole, anche se a dir la verità c'era un po' freschino. Detto questo, oggi è stata una giornata super produttiva, ci vediamo domani. Martedì, dopo aver acquisito delle skills molto importanti nella giornata di ieri, dato che non vi ho fatto vedere purtroppo nulla, oggi finalmente posso mostrarvi cosa ho iniziato a fare. Prima mettiamoci gli scarponcini, se no finisco lavato come ieri. Prima, però, senza il cappellino non si può iniziare a fare il lavoro. Date il benvenuto al nuovo giocattolo del quartiere, l'idropulitrice. Ieri ho pulito tutta questa zona, guardate come è venuto bello pulito, qui deve asciugarsi, infatti qua è ancora macchiato perché secondo me è ancora bagnato. Invece adesso facciamo tutta questa parte e, se riesco, anche questa parte. Allontaniamo la telecamera per la paura degli schizzi e iniziamo a lavorare. Corrente attaccata. Grazie, ciao. Allora ragazzi, prima di tutto inizio dal muretto, perché ieri mi sono dimenticato di farlo. Mi ero dimenticato di accenderlo. Già ragazzi, si può notare la differenza. Questa qua è la parte che abbiamo pulito, invece questa è la parte che ancora va pulita. Idropulitrice top. Ora però passiamo a fare la parte per terra, che è quella più complicata, ragazzi. Prima di utilizzare l'idropulitrice, comunque, ieri ho trattato il terreno con un prodotto della HG. Ve lo metto qui, grosso come me. È un prodotto proprio per le alghe che si forma per terra durante magari i periodi invernali. E forse è proprio grazie a quel prodotto che ora è molto più facile far venire via tutto lo schifo. Ragazzi, lavoro finito, mamma che capelli. Ora si vede poco ovviamente che è tutto più pulito, però vi assicuro che poi domani mattina, se c'è ancora un po' di sole oggi e se domani esce un bel sole al mattino, sarà tutto più bello. Mercoledì. Giornata bella intensa anche oggi e proprio mentre preparo la cena per stasera vi faccio un bel aggiornamento serie TV. Cosa abbiamo finito di vedere, ragazzi? Abbiamo finito di vedere la prima stagione di The Bear e cosa posso dire? Bellissima! Io non mi aspettavo una serie così bella, così semplice, così pura, così arrabbiata su Disney Plus. Troppo bella. Proprio qualche giorno fa è uscito il trailer della quarta stagione che uscirà nel 2025, quindi fra poco, spero. Ragazzi, serie super consigliatissima. Ti voglio soffermare nella penultima puntata della prima stagione, ragazzi, che tecnicamente è fatta da cinema. Un intero piano sequenza di 20 minuti, forse la puntata che dura meno, ma infatti c'è questo piano sequenza devastante dove la telecamera non stacca mai, in teoria. Poi alzo le mani, non ho ancora guardato se effettivamente ci sono degli stacchi nascosti, che poi hanno recitato proprio serrati, si ricordavano le battute tutti a memoria. Voi direte, vabbè, sono attori. Una puntata bellissima. Mi sono accorto forse solo a un certo punto che è iniziato a esserci il piano sequenza, non l'ho
capito fin da subito. Poi ho detto, vabbè dai, staccheranno tra poco. Invece no, quindi devastante. Io sono basito da questa serie e infatti stasera ci guardiamo prima puntata della seconda stagione. Cosa cuciniamo stasera? Stasera ci facciamo un bel piattino super sano, dato che ieri sera abbiamo fatto uno sgarro, abbiamo mangiato la pizza. Il mio classico pollo con insalata, uova, mela, formaggio, insomma faccio un bel piattino bello, bello sano e bello sostanzioso. Iniziamo a preparare il pollo rigorosamente a fette, non fette quelle fini, perché con le fette fini poi diventa troppo piccolino, quasi si scioglie, quindi prendiamo quello a fette normali e facciamo dei bei cubettoni di pollo che poi mettiamo in una biella con olio, sale, pepe, paprika e limone. Olè. Mettiamo il pollo, diamo una bella mescolatina e lasciamolo riposare. Poi nelle ciotoline di vetro prepariamo le olive, il formaggio e la mela. Attenzione agli squaletti quando cucinate. Ah ragazzi, mi stavo dimenticando le uova che ha cucinato oggi pomeriggio l'Arianna, perché bisogna lasciarle raffreddare prima di sbucciarle, sennò ti grimi una mano. Oh yeah! Giovedì! Buongiorno ragazzi, oggi è il World Diabetes Day, la giornata del diabete, e io per l'occasione sono in ipoglicemia. Intanto cos'è l'ipoglicemia? Beh, l'ipoglicemia è quando avete carenza di zuccheri nel sangue e per quanto poi abbiate voglia di scofanarvi le più grandi schifezze che avete in frigorifero, anche se io ne ho davvero poche, non dovete fare altro che bervi la cochina, ragazzi. La cochina è la salvezza. E io, ovviamente, coca senza caffeina, se no poi non dormo la notte. Un bicchierino di coca e passa la paura. Guardate intanto però che bel lavorone che ho fatto in questi giorni. È tutto pulito, tranne lì perché l'acqua è rimasta, è stagnato ancora un pochettino e devo ripassare. Per l'occasione è anche venuto Specter. Ciao Specter, tutto ok? Perfetto. Lì è rimasto un po' verde, ma se passo la scopa, ragazzi, che miseria un'ape, se passo la scopa, oh, cazzo ancora, oh, mi attacca. Se passo la scopa ancora, vedrete che comunque torna bello grigio e scintillante come era prima. Sono troppo contento del risultato. Ho appena finito di preparare l'attrezzatura, perché sabato vi porto sul set, ragazzi. Sono troppo felice perché finalmente riesco a farvi vedere anche un po' di lavoretti interessanti. Sabato iniziamo le riprese del nuovo film, sono troppo esaltato, troppo contento, perché sarà un progetto che gestirò dall'inizio alla fine, compreso, spoiler, il montaggio. Non vedo l'ora, sono molto gasato, elettrizzato, perché mi piacciono questi lavori dove posso esprimere un pochino la mia creatività. Mi sono fatto anche prestare da mio cugino Ivan questo accessorio super fighissimo che non vedo l'ora di utilizzare. Venerdì, oggi day off, un bel giretto a Scalo Milano, visitiamo la zona nuova, finalmente. Siccome è una struttura nuova, ovviamente il piano di sopra è molto desolato, c'è solo un negozio. Quello che interessa a noi, la Mondadori. Mio prossimo acquisto. Oh, ma bello oggi, eh? Fulvio, metti un po' di roba. Celestial Gin. Ve l'avevo promesso, oggi prima giornata di riprese del nuovo film di mio cugino Emilio. Sei pronto? E anche il dottor... E anche il dottor qua, adesso ve lo facciamo vedere. Eccolo qui, che bello. Stiamo organizzando la stanza, dobbiamo mettere un po' di disordine. Però vi faccio vedere veramente il minimo indispensabile per non fare spoiler. Bravo. Sono professionista io. Qui posso tirare su le tapparelle che è troppo di luce? Vai. Ho tempo passato perché mi si è rotta, vedi, mi è caduto il bastone. La gente poi guarda, per quello che vede. Salve. Salve. Ok, facciamo un test. Dai, e anche tu. Vai, stai guardando il carro.
pezzo si deve asciugare la faccia. E allora cos'è questa luce? Ah, la luce di presa di qua. Prendi me, non prendere lui, perché sono io lo stacco. Mi piace. Mamma mia, che schifo. Mi piace tantissimo. Seconda location. Andiamo a fare un bellissimo sopralluogo. È uno scantinato super mega disastrato, giusto? Bello, cazzo. Meglio, fai gli onori di casa. Allora, questa qua, qua andiamo verso la sala. Ok? L'antro della paura. Alla vostra sinistra potete ammirare il ragno violino. Il bagno. Domenica. Questa mattina in Piazza Ducale, perché hanno organizzato una camminata per tutti quelli che hanno il diabete, come me, e quindi questa mattina mi sono già rimpinzato di brioche al cioccolato e adesso andiamo a camminare. C'è anche la Rihanna. La mia hairstylist mi segue... fanculo, rifaccio. La mia hairstylist mi segue sempre. Ti seguo, Graziano. Primo checkpoint, Mulino di Morabassa. Non ci sono mai venuto, quindi per me è una nuova experience, nonostante i abiti a Vigevano da tutta la mia vita. Bello, c'è il laghetto, super, nella natura. E se ti cade dentro? Nuota. Primo checkpoint, torniamo indietro. Fatemi sapere com'è andata la vostra settimana con un commentino qui sotto. Noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovissimo vlog. Come sempre, fate i bravi.